Come forse saprete, dopo la scoperta degli assets delle prime build di Pokémon Verde, la trama del primissimo gioco Pokémon doveva essere tutt'altra cosa. Al centro di quest'ultimo infatti avrebbero dovuto esserci degli scienziati capitanati dalla Silph S.P.A., il cui boss avrebbe rappresentato il nemico numero uno da affrontare. Come ben sappiamo però, nel prodotto finale questa tematica è stata relegata ad uno sfondo molto sfocato dell'avventura, e chi potrebbe averne risentito particolarmente è sicuramente Mewtwo. Quest'oggi parleremo proprio di lui nel tentativo di dare più vigore agli eventi che all'interno di questa trama lo caratterizzano. Se siete interessati, vi invito sin da subito a iscrivervi e a lasciare un bel mi piace al video, e finito quest'ultimo vi invito anche a commentare qui sotto esprimendo la vostra opinione. Detto questo, benvenuti in questo secondo episodio di Let's Fix. Per introdurre il nostro discorso, e anche per certi versi per un dovere di cronaca, presentiamo in breve Mewtwo. Un Pokémon creato dopo orribili esperimenti genetici da uno scienziato all'interno della Villa Pokémon, un luogo fortemente legato al capopalestra Blaine, il quale però nelle idee originali di Game Freak avrebbe dovuto essere proprio quel capo della Silph che citavamo poco fa. Per essere più precisi, il suo sprite sarebbe stato assunto dal capo della Silph, mentre al capo dell'isola Cannella, che si sarebbe effettivamente chiamato Blaine, era stato associato in prima istanza un altro sprite, poi rimosso dai giochi ufficiali. Siccome la questione è abbastanza contorta, dato che oggi parleremo di fatto di tre Blaine diversi, quando parlerò di Blaine scienziato farò riferimento al capo della Silph mai visto, mentre il Blaine capopalestra sarà quello che tutti noi abbiamo conosciuto. Il terzo Blaine sarà poi una sorta di fusione tra i due, ma questo ve lo spiegherò tra poco. Tornando un attimo a noi, la situazione è dunque questa. Il Pokémon più forte di sempre viene creato da uno scienziato, e noi sappiamo che nelle build originali gli scienziati erano visti come dei nemici. Non solo, ma il loro capo, pur non venendo alla luce nei giochi definitivi, è stato comunque per vie traverse, e per vie traverse intendo con l'associazione del suo sprite ad un altro personaggio, collegato a Mewtwo. Prima o poi tenteremo in un episodio di Let's Fix di ricostruire la trama di Pokémon Verde qualora fosse stata ideata con la logica che aveva all'inizio. Ma indovinate un po', non è questo il giorno. Di questa storia, per il momento, ci basta di sapere che se la nostra ricostruzione è corretta, e credo che come minimo si avvicini alla realtà dei fatti, allora Mewtwo avrebbe dovuto avere un ruolo molto più pregnante in questa trama. E ciò ci dice sostanzialmente due cose. La prima è che questo ruolo è stato rimosso dai giochi per lo stesso motivo per cui è stata rimossa tutta la trama connessa adesso, e la seconda è che volendo Mewtwo potrebbe essere reinserito all'interno della trama di prima generazione senza stravolgerla in maniera eccessiva e cambiando semplicemente qualche evento. Come accennato, quest'oggi siamo proprio qui per questo, e dunque si aprono le danze. Ora, rispetto al primo episodio su Eternatus, torniamo indietro di 25 anni nel mondo reale, e contestualmente torna indietro la tecnologia che ha prodotto un videogioco. Se è vero che l'obiettivo di Let's Fix è dare libero sfogo alla fantasia per creare degli eventi che in game non ci sono, è anche vero che punta a essere un minimo credibile. E con la tecnologia di 25 anni fa, tra console e metodi di sviluppo, immaginare un Mewtwo che ha adirato, prende e distrugge tutto accanto, per quanto bello, è davvero poco credibile. Per nostra fortuna abbiamo però delle ottime basi da cui partire per cercare di ricostruire degli eventi riguardanti Mewtwo coerenti con la trama di prima generazione. E la prima di queste basi è curiosamente anche il primo celebre film Pokémon, che narra dell'evoluzione della nascita di Mewtwo e del suo carattere. In particolare ad inizio film, quando il Pokémon leggendario devasta il laboratorio all'interno del quale è confinato in un'incubatrice, sulle macerie di quest'ultimo atterra l'elicottero di Giovanni, che di fatto lo recluta all'interno di un team, facendolo affrontare agli sfidanti della sua palestra. Successivamente il Pokémon si ribellerà anche a questo suo primo ed unico allenatore di fatto, e la trama del film proseguirà, come tutti noi sappiamo, con Mewtwo che organizzerà un torneo per dimostrare di essere più forte tanto dei Pokémon quanto degli esseri umani. Ora, il film del 98 si impianta sull'asset tradizionale dell'anime Pokémon, e dunque è successivo al videogioco, del quale però casualmente recupera la tematica affievolitasi in fase di sviluppo. C'è dell'altro. Partendo dall'idea che il Blaine scienziato capo della Silph e Mewtwo fossero in un qualche modo i boss finali di Pokémon Verde, volgiamo per un attimo lo sguardo ad un'altra grande opera del brand Pokémon, ossia il manga di Satoshi Tajiri. Quest'ultimo sembra, almeno in parte, strizzare l'occhio all'idea originale di Pokémon Verde, con il Team Rocket che finanzia un gruppo di scienziati con il fine di mettere le mani proprio su Mewtwo. Nemmeno a dirlo, il gruppo di scienziati è capitanato proprio da Blaine. Un personaggio che, come vi anticipavo prima, è una sorta di fusione tra il Blaine scienziato e il Blaine capopalestra, essendo allo stesso tempo capo di un'equipe di scienziati e capopalestra dell'isola Cannella. E questo non stupisce, dato che nel manga 4 degli 8 capi palestra sono affiliati al Team Rocket. Tra questi ovviamente abbiamo anche Blaine, che nel corso della narrazione passerà poi dalla parte di Rosso. Ciò nonostante, il connubio tra Team Rocket e scienziati lascerà alle proprie spalle dei Pokémon frutto di esperimenti. In particolare mi riferisco ad un Eevee capace di cambiare forma da Jolt
Volteon, Vaporeon e Flareon e ad una abominevole fusione tra Zapdos, Moltres e Articuno. Tutti esperimenti nei quali in un modo o nell'altro è coinvolta la genetica che poi produrrà Mewtwo. Ora, nel film Mewtwo colpisce ancora, la situazione è parecchio simile, con la differenza che al posto di Blaine vi è il Dottor Fuji, che di fatto ricopre lo stesso identico ruolo che ricopriva in precedenza al capopalestra dell'Isola Cannella. Supponendo che Pokémon Verde, il manga ed il primo film Pokémon condividano un'idea originale poi affievolitasi, possiamo allora tentare di riassumere il tutto con uno schema. In origine il Blaine scienziato è il boss finale, in quanto capo della Silph S.P.A. egli crea Mewtwo, un Pokémon frutto di orribili esperimenti genetici che lo hanno reso un'arma di distruzione di massa. Da questo concept, forse eccessivamente crudo, hanno luce il videogioco definitivo, dove ciò che resta dello scienziato, ossia il Blaine capopalestra e Mewtwo, hanno solo legami indiretti, così come indiretti o comunque non esplicitati sono i legami tra scienziati e Team Rocket. Abbiamo poi il manga nel quale Blaine lavora a Mewtwo per conto del Team Rocket e di Giovanni. E infine il film nel quale, verosimilmente per non contrastare eccessivamente con la narrazione del videogioco, il posto occupato nel manga da Blaine è preso dal Dottor Fuji, che muore lavorando a Mewtwo, restando pur sempre al soldo di Giovanni. Tutto questo discorso per cosa? Per mostrarvi come, nonostante tra le tre il videogioco sia l'opera più precoce, è anche paradossalmente quella più censurata. Il film ed il manga citano il ruolo di Team Rocket nella creazione di Mewtwo, e soprattutto nella pellicola, ironicamente, visto che essendo impiantata sull'anime Pokémon è un prodotto molto più appetibile per i bambini, la cosa è trattata in maniera estremamente cruda, voglio dire, Fuji muore. Alla luce di tutto ciò, mi chiedo se fosse così tanto necessaria la censura che abbiamo avuto nel videogioco. Non bastava rendere la lore di Mewtwo anche solo simile a quella del film? Pensateci. Quando nel videogioco Team Rocket agisce in massa, lo fa in luoghi che nascondono in un modo o nell'altro dei Pokémon sconosciuti. Sul Monte Luna è alla ricerca di fossili di Pokémon ormai estinti. E guarda caso, insieme a loro, nel tentativo di sottrarre un fossile, vi è proprio un ricercatore. Mentre alla Torre di Lavandonia, tramite la spettrosonda, che è curiosamente, ma forse a questo punto nemmeno troppo, produzione della Silph S.P.A., tenta di mettere le mani, oltre che sui teschi di Cubone, anche su Pokémon Spettro che in prima generazione non sono identificati. Lo stesso Mew viene scoperto prima di poter produrre Mewtwo e dunque precedentemente era un Pokémon sconosciuto. Alla luce anche delle opere parallele, quali il film ed il manga, possiamo allora dire che l'obiettivo di Team Rocket, almeno alle origini, non doveva essere semplicemente quello di fare soldi, ma forse il suo reale scopo, probabilmente ereditato dalla Silph S.P.A., era quello di ottenere il Pokémon più forte di tutti. E per realizzarlo non si fa alcuno scrupolo a scavare nel passato per riportarlo alla luce nel presente mediante la tecnologia. E allora, perché non lasciare Mewtwo in mano a Giovanni? Perché non rendere l'ultimo scontro con Giovanni nella sua palestra a Smeraldopoli anche il primo incontro con Mewtwo? Lo ribadisco, il film si impianta sull'anime, che era l'opera più bambinesca che c'era in quel momento per quanto riguardava Pokémon, e non si è fatto alcuno scrupolo a citare il ruolo di Team Rocket nella creazione di Mewtwo. E allora perché non immaginarci nel videogioco anche qualcosa di semplicemente simile alla pellicola? Mewtwo scappa dalla villa Pokémon, ma nel frangente nel quale noi passiamo dalla Silph alla palestra di Giovanni, il boss del Team Rocket è riuscito a intercettarlo. In seguito, grazie alla Master Ball ottenuta proprio alla Silph S.P.A., dove anche noi otteniamo questa Pokéball, è in grado di catturarlo e in questo modo ottiene ciò che aveva sempre voluto. Dopo aver tentato con i fossili, con gli spettri, con i Pokémon sconosciuti nel Guyana, il Team Rocket porta a compimento il proprio obiettivo: avere tra le mani la creatura più forte di sempre. Ci saremmo ritrovati nella palestra di Smeraldopoli non solo il capo del Team Rocket, ma il capo del Team Rocket vittorioso, in possesso di Mewtwo, ossia la creatura più forte di Kanto. E badate bene, per realizzare tutto ciò non era necessario alcun lavoro complesso. Bastava modificare alcuni dialoghi, scriptare diversamente qualche evento e non crearne di nuovi, e dare una ritoccatina al team di Giovanni per renderlo effettivamente affrontabile. In questo modo non si sarebbe dato solo un senso a Mewtwo, non si sarebbe dato un senso solo al Team Rocket e a Giovanni, ma si sarebbe dato senso a un'intera trama che nei fatti non esiste. Ricongiungere Mewtwo a Giovanni e ricalcando meno veementemente e più implicitamente quella che era l'idea originaria dietro a Mewtwo e dietro alla trama di prima generazione le avrebbe reso di fatto giustizia. Ma purtroppo, alla luce di quello che questo gioco poteva essere e di ciò che invece è stato, ho come l'impressione che tutto ciò sia sembrato a tutti una grande esagerazione. Ed è incredibile, in chiusura, come tutto ciò avrebbe dato un senso addirittura al post-game di Kanto. Perché una volta battuta la Lega, sarebbe
sarebbe scomparso il Team Rocket, ma non Mewtwo. Ricalcando nuovamente il film, Mewtwo sarebbe sfuggito a Giovanni e si sarebbe rinchiuso nella grotta celeste affrontando continuamente nemici in preda del rancore. In quest'ottica, l'incontro con Mewtwo nella grotta celeste non sarebbe stato solo molto più epico, ma sarebbe stato anche coerente con il nostro vissuto nel videogioco, dando di fatto una reale conclusione alla trama di prima generazione, che nei fatti ha un finale con Giovanni, capopalestra di Esmeraldopoli, che è inutile negarlo, è tristemente anticlimatico. Esagero, magari Giovanni avrebbe potuto affrontarci con un Mewtwo corazzato che si sarebbe simbolicamente liberato dalle proprie catene affrontandoci? Esagero, magari sarebbe stato proprio il Pokémon stesso a raccontarci i suoi trascorsi? Dato che sia il manga che il film dimostrano come Mewtwo abbia dei legami con gli esseri umani, il primo addirittura dicendoci che condivide il DNA con Blaine e il secondo facendoci presente che Mewtwo è in grado di comunicare? Sì, esagero. Ed è un peccato che tutto ciò debba essere sembrato anche a qualcun altro una grande esagerazione, quando invece forse qualcosa di simile a quello che oggi abbiamo descritto avrebbe dato immortalità alla prima generazione. Ecco, l'immortalità forse è questo che denota quando un gioco colpisce veramente nel segno e quando no. Andare oltre i propri limiti tecnici, rendersi giocabile anche a 20-30 anni di distanza. Purtroppo la prima generazione di per sé non rende possibile tutto ciò e chi ad oggi vuole rigiocarsi la prima generazione non lo fa per godersi un bel gioco, lo fa perché è nostalgico. Ma la nostalgia può attecchire solo chi con quel gioco visse per la prima volta l'esperienza Pokémon, chi è iniziato anche solo con una seconda generazione, chi come me è iniziato con la terza, non potrà mai apprezzare quei titoli. E se a pelle un qualsiasi giocatore potrebbe provare della repulsione verso questi titoli, un giocatore invece critico, che analizza una trama e analizza soprattutto quello che quella trama poteva essere, per la prima generazione non proverà odio, ma non proverà neanche amore. Semmai, ed è quello che non ho mai sentito dire per quanto riguarda la prima generazione, potrebbe provare del rammarico. Ecco, con questo video, un po' come è accaduto con Pokémon Spada e Scudo, e la cosa mi fa sorridere, forse è sempre stato così nel brand Pokémon e non ce ne siamo mai accorti, effettivamente un po' di rammarico me lo lascia. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!